Buonasera a tutti, oggi giovedì 2 aprile 2020, sono le 20:45, facciamo il nostro quotidiano punto della situazione sull'emergenza coronavirus. Anche oggi, così come è accaduto nei giorni scorsi, diciamo, i livelli di contagio sono più o meno simili e quindi diciamo, possiamo dire che tutto sommato la situazione è sotto controllo, ma che la guardia non va assolutamente abbassata, perché vedete, così come viene certificato da questo grafico, che fa notare qual è stato l'andamento dal primo giorno in cui si è verificato il contagio nella nostra regione fino ad oggi. Come vedete è stato un crescente aumento con dei picchi e da qualche giorno cominciamo a registrare un timido, lieve segnale di calo dei contagi. Ovviamente vedete che oggi c'è stato un piccolo aumento, ciò significa che l'attenzione va lasciata alta, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, dobbiamo continuare a rispettare gli obblighi, il primo tra tutti, rimanere a casa, evitare il contagio sociale, evitare di andare a casa di amici, di parenti o non ricevere amici e parenti che vengono nella nostra casa. Ricordo a tutti che il distanziamento sociale è il primo antidoto alla diffusione del virus. Quindi continuiamo nel rispetto di queste regole. Oggi pomeriggio e domani, invece, già oggi abbiamo iniziato con il sottoporre l'ASP con una squadra, con degli infermieri appositamente formati, sono venuti a Mussomeli per iniziare la fase di realizzazione dei tamponi per coloro che sono rientrati in Sicilia a partire dal 14 marzo. Si proseguirà per tutta la giornata di domani. Se avete visto un po' di movimento a Piazzale Mongibello, nulla, non allarmatevi, si tratta appunto della fase organizzativa per la realizzazione dei tamponi. Le persone che sono rientrate correttamente, così come prevede l'ordinanza numero 7 del Presidente della Regione, sono obbligate a sottoporsi al tampone, ciò a garanzia e tutela della loro condizione di salute e a garanzia e tutela della condizione di salute di tutta la comunità. Si tratta di persone che si sono regolarmente autodenunciate, che hanno fatto comunicazione al loro medico di famiglia, all'ASP, al comune, che si sono registrate e proprio in virtù di questo, in virtù del monitoraggio a cui sono stati sottoposti in questi 14-15 giorni, ovviamente adesso l'ultima fase è la realizzazione del tampone per avere, diciamo, garanzia e tutela assoluta rispetto al loro stato di non contagio. Quindi si proseguirà con queste operazioni di ordinaria amministrazione. Una volta effettuato il tampone, poi si attenderà l'esito del tampone, che ci auspichiamo tutti sia un esito assolutamente negativo. Voglio approfittare di questa occasione, di questo video, per mettere in evidenza un aspetto di cui mi sento di essere assolutamente fiero ed orgoglioso, e cioè il grande senso di comunità, il grande senso di solidarietà che in questi giorni la nostra Mussomeli sta dimostrando. Stiamo ricevendo attestati di disponibilità da più parti, da associazioni, da enti, da imprenditori, da singoli cittadini, ciascuno si prodiga nel fare e si mette a disposizione nel fare ciò che può fare. E quindi
Ho registrato una grande disponibilità alla solidarietà nei confronti di chi si trova in una condizione di disagio. In questo momento, delle tante famiglie che a causa di questa emergenza hanno perso il lavoro o hanno dovuto chiudere la loro attività perché il decreto governativo impone la chiusura proprio per diciamo, favorire diciamo, il fuoriuscire da questa situazione di emergenza, quindi il contrastare le condizioni di diffusione del contagio. E quindi dicevo, abbiamo ricevuto tanti attestati di solidarietà, chi si è messo a disposizione per realizzare le mascherine, quindi in tal proposito ringrazio Giuseppe Fasino, ringrazio le sorelle Favarò, Valentina e Rosi per la loro disponibilità. Ringrazio la signora Cardinale, quindi tutte persone che si sono messe a fare mascherine a livello artigianale per distribuirle ai nostri concittadini, ai nostri operatori economici, ai nostri operatori sanitari, comunali. A loro va il mio grazie. Ringrazio il Circolo Trabia che proprio oggi ha donato alcuni dispositivi di protezione individuale, tute ed altro ad alcuni operatori, agli operatori del settore sanitario, quindi all'ospedale, le ha donate agli operatori comunali, le ha donate ad altre istituzioni, quindi a loro, al direttivo del Circolo Trabia va il mio personale grazie, il grazie dell'amministrazione e di tutta la comunità. Ho ricevuto tante telefonate di messa a disposizione da parte di, come vi dicevo, di imprenditori, di aziende, di singoli privati, di cittadini. Noi stessi, come amministrazione comunale, siamo in costante lavoro per raccogliere tutte le richieste, ne sono arrivate davvero tante, purtroppo. Ciò significa che c'è uno stato di disagio importante che sta venendo fuori. Quindi dicevo, stiamo lavorando per fare un elenco di tutti i nostri concittadini che hanno la necessità, prima di tutto, i requisiti per il rilascio del bonus alimentare, che è il provvedimento che riguardano i provvedimenti sia in ambito nazionale che in ambito regionale, sono stati destinati ai comuni proprio per nel tentativo di dare un minimo di sollievo alla comunità, ai tanti cittadini che si trovano in difficoltà. Oggi, come giunta comunale, abbiamo approvato una delibera di giunta per incamerare le risorse che sono state messe a disposizione dal governo e dalla Regione Sicilia. Abbiamo approvato una delibera di giunta per la istituzione, la creazione di un fondo di solidarietà dove è stato fatto un primo intervento con fondi del comune di Mussomeli, sono stati stanziati 20.000 euro che serviranno per dei sostegni, dei piccoli sostegni di carattere economico per quei cittadini che si trovano in difficoltà, quindi che hanno bisogno non solo del sostegno alimentare che arriverà. Stiamo lavorando per questo tra lunedì e martedì, ma anche altro genere di sostegno. Quindi dicevo, abbiamo previsto un primo stanziamento di 20.000 euro con fondi del bilancio comunale. Abbiamo ricevuto la disponibilità da parte dell'associazione Mussomeli Bene Comune per la donazione di circa 10.000 euro. Anche questi da destinare a sostegno economico per i nostri cittadini che si trovano in stato di difficoltà. E sempre oggi, nella delibera di oggi, abbiamo approvato l'apertura di un conto corrente dedicato proprio per emergenza coronavirus per accettare donazioni da parte di aziende, di enti, di associazioni, di privati che vorranno donare il loro contributo, piccolo o grande che sia, al comune,
in questo conto corrente dedicato che verrà utilizzato solo ed esclusivamente per rimpinguare questo fondo di solidarietà, quindi per utilizzare somme che verranno destinate a dare un sostegno economico ai tanti nostri cittadini che si trovano in difficoltà, magari a coloro che, a quei cittadini che hanno perso di botto il lavoro, a quei cittadini che avevano un'attività e che da un giorno all'altro si sono trovati con l'attività chiusa in grandi difficoltà economiche per gli impegni precedenti che avevano. Quindi ecco, io ringrazio sin da adesso per la solidarietà che sono certo arriverà, per i versamenti su questo conto corrente che sono certo arriveranno, che verranno tutti tracciati dal primo all'ultimo centesimo e verrà poi presentato da parte dell'amministrazione un bilancio sociale in cui verrà puntualmente messo in evidenza ciò che è entrato e come queste risorse che sono entrate sono state destinate, ovviamente tralasciando i nominativi, ma facendo un quadro puntuale e preciso di come queste somme sono state utilizzate. Ripeto, a queste somme che arriveranno dalla generosità di ciascuno di voi si aggiungeranno le somme già stanziate dal Comune di Mussomeli, 20.000 euro come primo intervento, come vi dicevo, più 10.000 euro dell'Associazione Mussomeli Bene Comune, in modo tale da cercare di dare un primo iniziale sollievo ai nostri concittadini. Ho contestualmente predisposto una nota all'indirizzo del Governo centrale per chiedergli nel prossimo decreto che è in fase di elaborazione di prevedere delle misure molto più incisive in favore delle partite IVA, in favore delle nostre attività produttive, dei nostri artigiani, dei nostri commercianti, delle nostre aziende agricole. Ho indicato in questa nota anche quali, a mio avviso, sono i provvedimenti che potrebbero essere adottati per alleggerire il peso burocratico ed economico anche degli enti locali, delle amministrazioni comunali, che sono in prima linea in questa azione di sostegno alla propria cittadinanza. Ecco. A tutti voi va il mio grazie, va il mio grazie per il senso di comunità che in questi giorni sto respirando, per il senso di appartenenza a una famiglia, la famiglia di Mussomeli che sto respirando. Grazie ancora, vi prego di mantenere alta la guardia, rimaniamo a casa, i prossimi giorni sono quelli clou, come ho avuto modo di dirvi, quindi non allentiamo adesso la presa. Grazie a tutti, buona serata, ci riaggiorneremo domani per un ulteriore punto della situazione.